dormire sempre. Dai, tra 100 giorni è Natale, ci dobbiamo preparare. Domenica 15 settembre e mancano 100 giorni a Natale. Salve a tutti, benvenuti nel mio canale Sentieri del Gusto. Io sono Lucia e come ho detto nell'intro, sì, mancano 100 giorni a Natale, sono veramente felicissima. È domenica e oggi voglio presentarvi dei prodottini e farmi una domanda: ma tutta questa frutta secca può far male? Come ben sapete, domenica scorsa io vi ho presentato la Lestol, ce l'ho sempre qui perché l'ho sempre scorta perché sono i miei preferiti, perché praticamente è frutta secca, frutta rossi, secca, bacche di goji, cioè ci sono tutti i frutti quelli che mi piacciono, e Nutberries se volete provarlo perché è stato il mio preferito. Lascio comunque qui il link del video di domenica scorsa dove parlo della Lestol e dei 4 gusti che ho preso alla Lidl, costa solo 89 centesimi. Per 60 grammi e basta per una porzione di snack. Sincerità, io me li porto sempre al lavoro durante il viaggio. Cioè, li devo avere perché gli attacchi di fame ci sono sempre. Solo che ieri, andando alla Lidl, io praticamente ho scoperto questi dischetti. Sono dei dischetti, come vedete, con dentro della frutta secca, della frutta, cioè, come devo dire, cioè della frutta praticamente soppressa, come devo dire, proprio schiacciata. Comunque, frutta e frutta secca. Una è al fico, l'altra è dattero e mandorle. E l'altro è nocciole d'albicocca, cioè sono dei dischetti di frutta, cioè non c'è nulla, cioè se io vado a vedere dietro gli ingredienti ci sono datteri essiccati biologici, mandorle in pezzi biologiche, può contenere frammenti di buccia, conservare in luogo fresco e asciutto, cioè basta. Il fico pure, i fichi essiccati biologiche per contenere frammenti di buccia, conservare, cioè va veramente. Poi questa pure, patè di albicocche e nocciole, cioè la solita solfa, insomma. L'unica cosa che mi sto facendo questa domanda io: ma tutta questa frutta secca che sto mangiando può far male? Allora, da premettere che da quando ho fatto il viaggio a Verona, ultimamente sono in cerca di snack da portarmi in borsetta, da portarmi nella borsa del lavoro, da portarmi anche a casa come stuzzichino davanti alla TV, non solo come spezzafame. E vi devo dire che io avendo dei problemi intestinali mi regolarizza, devo dire, cioè non ho molti disturbi e la verità ricevo dei benefici, insomma. Però sono andata a spulciarmi un po' qualche documento, ho fatto qualche domanda qua e là e mi hanno detto che non può far che bene, soprattutto per chi pratica sport. Io, oddio, io non pratico sport. Non pratico sport, però ho una vita abbastanza movimentata, nel senso che vado al lavoro, poi dopo il lavoro vado da mia mamma, poi a mattina presto. Di solito quando ce la faccio delle volte, almeno 2 volte a settimana, almeno mi ripropongo, vado con Sacher, mi faccio una lunga passeggiata con Sacher perché ho bisogno molto di camminare, non potendo fare attività fisica per questione di tempo. Cioè almeno mi faccio a prima mattina una camminata quando in pratica il mio turno di lavoro comincia magari il pomeriggio.
Cioè, quindi la mia attività, pur che svolta magari nel quotidiano, nella fretta, nella routine del lavoro e dagli impegni familiari, il movimento c'è, non è che non c'è, molto ridotto, magari come fare magari delle corse, delle nuotate in piscina, dei pesi in palestra, però comunque in minoranza c'è. Io mi sono sempre fatta la domanda da quando in pratica ieri ho comprato questo, e ho detto, ma non è che mi può far male? Comunque io questi qui li ho presi alla Penny, sì, alla Penny, grazie al cielo, quando io esco da lavoro, esco sempre, cioè verso le 9, certe volte pure inoltrato, ma qui la Penny è aperto pure 9 e mezza, 10 e mezzo di sera. È veramente comodo, non lo so se lo fa perché in pratica lì ci sono molti commerci, commercianti, molti, nel senso molte strutture, quindi escono tardi veramente dal lavoro e magari ne approfittano e restano aperti fino a tardi, non lo so. Però comunque è veramente comoda la Penny per me, buono pure come prezzo perché riesco a trovare pure roba di marca come l'Estadero o altri tipo ci sono molte cose tipo yogurt della Activia Danone, cioè vende non solo roba dell'ingrosso, roba sottomarca, ma anche roba marca magari fallata. Però io mi ci trovo bene, nel senso fallata, nel senso che magari quel prodotto stampato, la lattina, per esempio c'erano le lattine nel mese di giugno e luglio dell'estate a 49 centesimi, quando sappiamo che costano alle 89 e le 99 centesimi le lattine di estate, solo perché in pratica da stampa da magazzino, cioè dalla stampa del macchinario è uscita una striscia, non si poteva vendere, quindi l'hanno venduta al Penny. Il prodotto però è buonissimo perché io di estate ne consumo veramente a morire e lì praticamente mi ha visto sempre le commesse, le cassiere di là mi hanno visto sempre, e quindi io quando ho notato alla cassa questi prodottini che poi costano solo 49 centesimi, cioè è veramente un bottoncino, e io da lì mi sono cominciato a farmi la domanda, ma queste qui possono farmi male? Guardate, io vi chiedo, cioè, cos'è, cortesemente sotto nei commenti magari mi potete mandare, cioè scrivere dei messaggi se per caso cioè, nella mia posizione abusandone può far male. Oddio, è frutta secca, è frutta essiccata, non è che frutta. Cioè, ad un tempo era fresca, almeno il figo, almeno certo le nocciole no, però non lo so perché ne sto veramente abusando, soprattutto perché non ritorno più a casa a pranzo e mangio garbata. Un'alimentazione corretta sì, la faccio quando sono molto più libera, ma gli orari sono sempre scomposti, vado sempre di fretta poi. Comunque, questo piccolo bottoncino è bellissimo perché si apre così e si assaggia. Oddio, ci vuole un po' di forza. Ecco, e si assaggia il prodotto ed è un dischetto di frutta secca che è buonissima. È proprio figo, è proprio polpa di fico secco. Raga, è buonissimo, però i dubbi mi vengono, anche se molti mi dicono che può far bene, non ti preoccupare così, ma ne sto veramente abusando. Spero veramente non mi faccia davvero male. Un piccolo video così, perché ormai la domenica è bello parlarvi ormai sempre di frutta secca, ormai sembra un appuntamento fisso. Va bene, mi raccomando ragazzi, prepariamoci per il Natale, mancano 100 giorni e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!